Senti, è oltre 2200 anni fa, eh? Hai letto l'ingresso? Belli stati delle cose. Scusate. Sai com'è raccolta con il cormorano? Sai com'è raccolta con il pesco cormorano? Ci mettono l'anello qua, così uno il coso prende il pesce però non riesce a deglutirlo. Tego di argilla. Tributo ai profeti, votive. Monete. Pesce ceramica. Pesce di ceramica di bozzolo. Di ceramica, ceramica, le forze votive, guardate con l'emblema del tigre, di ceramica, guardate con la mangio con l'armatura. Arciere inginocchiata. Cocchiere. Antica armatura, ufficiale di basso rango, cos'è, scusa, via? Ufficiale di alto rango. Guarda come sono state qui. C'è di alto rango. C'è di rango medio. Thank you.
c'è un controllo qualità, eh. Allora, lì c'è anche gli stampi, eh. Pugnale. L'arco. Armi vere per lo Stato. La missione tra sue terre vive nella di là, con lo status e i mezzi a cui era abituato nella vita terrena. Scrolli per prepararsi a difenderla di un rango inferiore rispetto agli altri soldati dell'esercito. Alla seconda linea di difesa appartengono i soldati in armatura. Questa categoria è più protetta e guarda in avanti. Sono pieni di cavalli dell'esercito. Potete immaginare la paura che dovevano incutere al nemico che avrebbe avanzato le voci. Costituivano un elemento chiave dell'esercito dell'impero di Kina. Ad ogni carro erano legati 4 cavalli. Sulla destra possiamo vedere il carro completo, come doveva essere quando fu costruito. A sinistra osserviamo lo stato in cui i cavi sono stati ritrovati all'interno della fossa. Legno consumato da tempo, i cavalli erano molto considerati da chi ci guardi e l'importanza data loro si riflette nella condizione per controllare la fanteria. I componenti per loro lavorati, l'attenzione al dettaglio